condannato a 10 anni per aver ucciso il 66enne Giuseppe Niglio. E questa è la pena decisa con sentenza di primo grado dal giudice del Tribunale di Valle della Lucania, Donatella Bove, che dovrà scontare il 49enne tunisino Mukhtar Rihai. Il giudice Bove ha deciso di infliggere una pena più pesante anche rispetto a quella richiesta dal PM Alfredo Greco, che, in fase di requisitoria, aveva chiesto 6 anni e 1 mese di carcere. Il tunisino, infatti, è reo confesso del delitto del pescatore di Castellabate, assassinato a coltellate il 23 maggio scorso nella frazione Santa Maria, al culmine di una lite verbale tra quest'ultimo e Rihai, causata da un presunto tentativo di violenza di Niglio nei confronti della figlia minorenne del tunisino, che resta agli arresti domiciliari e sarà costretto ora anche ad un risarcimento danni provvisionale pari a 10.000 euro. Non è passata al momento la linea difensiva impostata dall'avvocato Giuseppe Della Monica sulla mancata premeditazione dell'omicidio e sull'attenuante della provocazione. Nel frattempo lo stesso legale già si prepara al ricorso in appello. Rihai uccise il 66enne Giuseppe Niglio al culmine di una violenta discussione. Al centro della lite il racconto della figlia del tunisino che aveva denunciato il tentativo di violenza da parte del pescatore di Castellabate. Alle richieste di chiarimenti da parte di Rihai, Giuseppe Niglio rispose, pare, con insulti ed offese. Da qui l'azione omicida, con le 8 coltellate scagliate dal tunisino, prima in piazza Padre Pio e poi dinanzi alla caserma dei Carabinieri, dove all'interno erano presenti moglie e figlia di Rihai che stavano sporgendo denuncia nei confronti del 66enne Niglio.